Rete Azzurre d'Italia, mister Colantuono, difficile commentare due partite, una durata 93 minuti e una durata gli ultimi 10 secondi. Come si prova a dare un giudizio sintetico? Si prova che ci dispiace, però vorrei rimarcare la prestazione dell'Atalanta, ancora una prestazione all'altezza contro una squadra forte, ha fatto veramente una grande partita. Ci dispiace per questo episodio e siamo amareggiati perché c'era già capitato a Siena, però mentre a Siena il pareggio era giusto perché il Siena aveva fatto una gran bella partita, stasera secondo me l'Atalanta ha fatto qualcosa di più del Napoli per vincerla questa gara e purtroppo non è successo, fa parte del gioco, sono episodi e a volte si pagano e a noi ci sta, in questo momento è un po' così. Resta un Atalanta che senza la penalizzazione si conferma la quinta forza del campionato. Doveva essere la serata di Dennis, lo è stata, abbiamo visto un grandissimo lavoro anche di Morales, anche se di solito agli allenatori non piace parlare dei singoli. Hanno lavorato tutti molto bene, perché quando riesci a fare questo tipo di prestazioni contro una squadra forte come il Napoli significa che tutta la squadra si è mossa molto bene, quindi i complimenti vanno distribuiti per tutti coloro che hanno preso parte alla gara e ci dispiace solo per l'episodio finale. Studio. Sì, Sandro Mazzola per Stefano Colantuono. Sì, intanto complimenti perché grazie. Sta facendo un lavoro favoloso. Cuccio ed io dovevamo fare il migliore e il peggiore di tutte e due le squadre. Non abbiamo messo nessun peggiore nell'Atalanta. Ecco, vorrei capire Colantuono che tipo di lavoro sta facendo con questi ragazzi, perché stanno facendo un inizio di campionato fantastico. Ma niente, lavoriamo sul campo, siamo partiti con questa penalizzazione, è chiaro che a livello mentale abbiamo dovuto tutti dare qualcosa in più, a livello di motivazioni, di voglia di fare, cose che avremmo comunque dovuto avere ugualmente, perché l'Atalanta è destinata a fare un campionato di grandi sacrifici, però questi ragazzi sono partiti molto forti, hanno un grande spirito, magari possiamo peccare qualcosa in gioventù perché abbiamo un'età media abbastanza bassa, però la squadra si impegna molto, lavora molto, sono veramente molto contento del lavoro. Ci dispiace, ripeto, perché stasera avremmo regalato una gioia immensa ai tifosi, eravamo lì per farlo, però è andata così, insomma la accettiamo, l'importante è che la prestazione sia stata notevole. Stefano, in bocca al lupo per il campionato dell'Atalanta. Grazie. È stata veramente a testa alta, un'Atalanta meravigliosa. Intanto a Roma si è giocata un'altra partita, inizia il ping pong degli ospiti dagli stadi, quindi andiamo all'Olimpico dove per noi c'è Saverio Montingelli con un ospite. Saverio. Sì, grazie Sabrina, ecco siamo con Rocchi, dicevamo poco fa, Lazio che ha giocato bene, Juventus più cinica, è questa la differenza? Sì, penso che alla fine noi non siamo riusciti a segnare perché abbiamo creato diverse occasioni, un po' per sfortuna, un po' per errore sicuramente e anche per la bravura di Buffon, non siamo riusciti a fare gol. Però è stata una bella partita, ce la siamo giocata a viso aperto. Ripeto, sicuramente avremmo meritato qualcosina. Rocchi ha qualche rimpianto per il gol sbagliato? Ma appunto, penso che sia stato bravo lui e sicuramente potevo fare anche meglio io. Domande da sempre, mi metto sempre in discussione a criticare negli errori. Bravo. Domande da studio? Ecco, sì, Tommaso, una domanda che riguarda questa Lazio che sta facendo molto bene, soprattutto fuori casa, perché siete la squadra che ha segnato di più. Come mai in casa non avete questa continuità di rendimento? Ma adesso a spiegarlo non è così facile, credo che siano episodi che alle volte magari, non so, viene a mancare forse un po' di lucidità, un pizzico anche di fortuna, perché anche oggi sul palo di Hernanes sembrava gol, magari il mio secondo tiro anche quello sembrava che andasse dentro, però ripeto... Non ho una spiegazione. Lo chiederemo a Rega. Vorrei fare un'ultima domanda. Prego, veloce. Volevo solamente chiedere a Rocchi se la Juventus è la squadra più forte che voi avete incontrato, se in effetti è squadra da scudetto. Ma penso sia una buonissima squadra e se sta in questa posizione di classifica vuol dire che l'ha meritato. Però penso che il campionato sia ancora lungo e quindi... vedremo più avanti, ecco. Grazie Rocchi. Grazie, studio. Grazie Rocchi. Saverio, grazie Rocchi. Non dimentichiamoci anche che la Lazio, ragazzi, è una delle squadre col minor numero di giocatori per il turnover, quindi ci può anche stare che ci sia qualche defiance. Andiamo a vedere la classifica. Fortunata.
la classifica di questa giornata, che vede la Juventus in testa, e noi dobbiamo ricordare che è vero che è una partita in più che quella di oggi, ma ne ha una in meno da recuperare con il Napoli, quindi insomma una Juventus e fortissima. E noi la seguiremo perché è martedì 29, Napoli-Juventus. E poi questa sera è stata l'anteprima, certo, di Juventus-Napoli. Assolutamente. Tiriamo un attimo di fiato prima di tornare allo stadio, ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Bentornati a Sabato Sprint, riprendiamo la classifica per qualche istante, giusto per renderci conto di come sta andando questa tredicesima giornata che inizia già a delineare, insomma una classifica che inizia a prendere forma. Eccola qua, con la Juve ovviamente in testa. La Juve in testa, lo dicevamo prima, è la partita in più di stasera, ma ci sarà ancora da recuperare Napoli-Juventus, che era stata sospesa per il maltempo, e quindi insomma una buona situazione quella. Tornando però anche a quello che abbiamo visto in Atalanta-Napoli, andiamo a vedere velocemente le pagelle di Italo e di Sandro su Atalanta-Napoli, con nessun peggiore dell'Atalanta. Vabbè, giusto. Dennis il migliore, però c'è Viola che dopo un 2-2 fortunoso del Napoli a San Siro ebbe a dire migliore in campo San Gennaro. In che senso? No, non si è riferito oggi? No, non sono d'accordo, perché noi abbiamo pareggiato alla fine ma non avremmo meritato di perdere. Poi è vero che nel calcio ci vuole quel pizzico di fortuna, anzi io penso che questo sia un segnale, perché non ci era mai capitato di far gol quando negli ultimi minuti. Quest'anno con la Lazio abbiamo fatto un assedio e proprio all'ultimo secondo Marchetti ci ha levato la palla dall'angolino, quindi fino adesso gli episodi di sicuro non ci avevano dato ragione, anche oggi non ci avevano dato ragione in questa partita, e con la forza della volontà e con tutto quello che avevamo in corpo abbiamo raggiunto meritatamente il pareggio contro l'Atalanta. Resta la domanda tormentone di questa prima parte di stagione: il Napoli italiano sembra terribilmente diverso dal Napoli europeo? No, il Napoli dà sempre tutto, il fatto è che il campionato italiano è uno dei più difficili, ci siamo posti all'attenzione come una squadra di vertice e quindi tutti ci affrontano in un certo modo. Noi abbiamo tante partite, non siamo abituati, bisogna crescere, qualche punto, come avevo detto quest'estate, come sta succedendo, lo perdiamo in campionato, ma io sono contento di quello che il Napoli sta facendo. Studio. Domanda, hai un minuto, Walter, c'è il tuo amico neanche direttore Italo Cucci che ti parlerà sicuramente di turnover, o no? No, meno male, vai, prego. Parlando con i ragazzi, i giovani giornalisti, gli allievi, dico, tenete conto che Mazzarri ha modificato il lessico del calcio italiano, inventando le partite di 95 minuti. L'aspettavo al varco, è arrivato, e mi compiaccio che abbia ritrovato la sua tempistica giusta. Grazie, è vero, quest'anno non c'era più successo, anche se qualche volta, come ho detto prima, lo meritavamo. Se Dio vuole ci siamo ritornati e sono contento perché la squadra è stata premiata per lo sforzo che aveva profuso in campo. Ecco, noi fermiamo un attimo Gigi Cavone perché stanno scorrendo i titoli di coda. La parte su Rai 2 sta per terminare, continua però su Rai Sport 1. Speriamo non sia troppo chiedere a Mazzarri di fermarsi qualche istante perché gli vogliamo tanto bene. Noi traslochiamo, andiamo su Rai Sport 1 tra pochissimo. Su Rai Sport 1 tra poco. Barcellona, ma anche quello che ha fatto il Napoli con il Manchester City, credo che per il calcio italiano sia stato un messaggio molto importante. L'avete secondo te pagato questa sera in qualche modo? No, sinceramente l'ho detto prima ai vostri colleghi, io dal punto di vista dell'approccio alla gara abbiamo fatto un salto di qualità, dopo una partita del genere c'era il rischio di rivenire qui e fare contro una squadra comunque importante come la Sampdoria, in forma, che ci aspettava come si affronta una grandissima squadra. Abbiamo fatto molto bene, io parlo di prestazione sempre, poi il risultato a volte è figlio, come abbiamo visto, di episodi. Ha le sue ex squadre nel cuore, l'Atalanta, non la Samp. L'Atalanta, sì, okay, ho detto scusate. Sì. No, se vuoi venire a Genova, volentieri, Walter. Scusate. Ecco, una domanda di Mazzola. Sì, vedendo quel gol che ti è stato segnato questa sera, cosa hai pensato di quel giocatore, di Dennis? Ha provato l'Italia giusta. Tanto capocannoniere con 10 gol. Dennis secondo noi aveva fatto molto bene, aveva fatto 5 gol, non era impiegato con continuità. Questo ragazzo, l'ha detto anche Guidolin, dopo di noi andò all'Udinese perché mi chiese proprio, voleva giocare con più continuità. In quel momento io avevo Quagliarella, Lavezzi e Amzi, che era dura che giocasse sempre con noi.
e andò all'Udinese, gli è capitato la stessa cosa, è venuto all'Atalanta, ha trovato la sua dimensione, è un ragazzo eccezionale, un buon giocatore, un ottimo giocatore, e aveva ragione anche lui, perché giocando con continuità sta facendo vedere appieno il proprio valore. Oltretutto Napoli fa una politica anche di un certo tipo, di giovani, lui cominciava ad andare verso i 30 anni, aveva preso Quagliarella, aveva preso, c'era Amsic, c'era Lavezzi, quindi era un po' chiuso con noi. Però quando è stato impiegato ha fatto dei gol importanti, decisivi, qualche volta aveva percentuale realizzativa meno efficace di ora, proprio perché quando un giocatore non gioca sempre, chiaro, col fisico che ha lui, qualche gol se lo mangiava. Invece ora vedo che è maturato completamente. Ma Zarri, è bellissimo sentirla parlare di un giocatore che lei non ha in questo momento in questo modo. Quindi la ringraziamo e ringraziamo soprattutto il Napoli. Grazie. Per averci tenuto così alto l'orgoglio italiano con il Manchester City. Grazie, grazie, grazie anche a Gigi Cavone, grazie, grazie Mazzarri. Grazie. Noi andiamo da Alessandro Antinelli che è insieme a Reia. Eccoci qua, allora.